si organizza un incontro con le scuole, con alcuni esuli argentini, appunto proprio per parlare di questa tragedia che riguarda soprattutto italiani e di cui ancora si sa poco. Qui abbiamo deciso di incontrare gli allievi del liceo scientifico Amaldi qui a Tor Bella Monaca per portare a loro la testimonianza diretta per bocca di due persone che hanno vissuto comunque detenzione politica ed esilio forzato. Avremo Berardo Dri e Diana Caggiano che fanno parte del gruppo Des Argentinos in Italia per la memoria, verdad e giustizia, e saranno proprio loro a introdurre l'argomento ai ragazzi. Non ci dimentichiamo che la componente, molta componente della popolazione argentina è di origine italiana, non ci scordiamo che tra gli italiani desaparecidi sono 872 dei quali ancora non si sa nulla, e abbiamo ritenuto doveroso far conoscere questa pagina di storia e soprattutto farla conoscere attraverso le voci dei testimoni diretti. Sì, ho pagato duramente i fortunato, perché ci è stata gente che ha fatto molto di meno di quello che ho fatto io, non perché io abbia fatto granché, però molto meno, che è stata ammazzata, torturata, come lo sapete. La evoluzione della storia, diciamo, il motivo che spinge la storia è la contrapposizione di progetti differenti. Allora, che è successo? In l'Argentina si è dato e si sta dando adesso che si vogliono costruire progetti di società diverse. Noi volevamo un progetto di società diversa, differente, per quello abbiamo lottato e per quello siamo combattuti. E ci sta l'altro tipo che vuole che rimangano le cose così come stanno, per qualche cosa sarà, sicuramente perché le conviene. Diana, un'iniziativa per raccontare il dramma argentino ai ragazzi della periferia romana. Sì, è un'iniziativa per raccontare quella storia lì, ma per parlare fondamentalmente dei diritti umani, che sembra una cosa così, due paroloni, e invece è una cosa quotidiana. È una cosa, un diritto umano essenziale, l'acqua e il cibo per tutti, l'educazione per tutti, ma fondamentalmente il diritto umano entra che sia paritario, ossia acqua e cibo sono due parole anche, ma c'è chi mangia molto e chi mangia poco. La dittatura è stata una dittatura acerrima, atroce, nel senso che ha proprio raso al suolo tutta una generazione. La chiamavano guerra sucia, guerra sporca, proprio per eliminare tutte quelle persone che cercavano di avere un'Argentina, di combattere, di lottare per un'Argentina giusta, egualitaria e soprattutto un'Argentina che fosse vicina ai diritti dei beni comuni,